Ciao amici! Abbiamo tutti sentito parlare di queste persone che hanno trovato cose strane per caso solo perché hanno avuto la fortuna di essere al posto giusto al momento giusto, oppure perché avevano avuto una strana intuizione. Oggi vedrai un egiziano che ha scoperto un tunnel nel suo giardino che porta direttamente verso la grande piramide di Cheope, una coppia che a furia di lamentarsi di una presa difettosa ha finito per chiamare un elettricista e scoprire che dietro a questa presa si nascondesse un incredibile tesoro. Oggi stiamo per scoprire insieme ciò che altre persone hanno potuto trovare a casa loro o vicinissimo a casa loro. Un dipinto perso di Jackson Pollock ritrovato in un garage. Sei abituato a piazzare oggetti inutili nel tuo garage? Ti è già venuto in mente di esplorare un giorno questo angolo della casa che serve di più come granaio che per parcheggiare un'auto? Molte persone utilizzano il loro garage per piazzarvi vecchi oggetti di cui non hanno davvero bisogno. È ciò che ha fatto un uomo proveniente dall'Arizona. Per anni ha conservato un mucchio di oggetti appartenuti a sua sorella nel suo garage, senza immaginarsi che in tutte queste cianfrusaglie ci fosse un tesoro. Questa scoperta è stata fatta per caso. L'uomo si era rivolto a una casa di aste per far analizzare una firma dei Lakers, ma ecco che l'esperto si imbatte in un dipinto che gli fa fare degli oh di sorpresa. Infatti era un Jackson Pollock. Il famoso artista americano, deceduto nel 1956, aveva realizzato quest'opera che si sarebbe ritrovata in seguito tra le mani della sorella dell'uomo anziano. Molti anni dopo, questo dipinto senza nome è stato messo all'asta per un valore valutato fino a 15 milioni di dollari. Un riparo antiatomico completamente rifornito risalente alla Guerra Fredda. Cosa proveresti se ti imbattessi improvvisamente in un vero e proprio riparo antiatomico? Ancora più incredibile, questo bunker racchiude centinaia di provviste. Nello stato del Wisconsin, la famiglia Zwick ha comprato una vecchia casa che aveva il suo proprio riparo antiatomico, come un buon numero di case durante la Guerra Fredda. Ma la famiglia Zwick ha fatto una scoperta ancora più sorprendente. Piazzato nel cortile sul retro della casa, il bunker era dotato di una pesante botola in acciaio. Uno dei membri della famiglia ha quindi aperto la botola, poi è sceso fino al riparo. Ciò che ha trovato all'interno lo ha lasciato senza parole. In questo riparo antiatomico c'erano delle provviste, delle caramelle, dello sciroppo, uvetta, così come vestiti, torce elettriche, pile, tovaglioli di carta e forniture mediche, tra le altre cose. Erano scrupolosamente chiusi in scatole ermetiche e persino conservati perfettamente. L'ex proprietario aveva quindi costruito questo riparo e lo aveva rifornito, abbastanza per sopravvivere per 2 settimane. Sembra che nulla di tutto ciò sia stato utilizzato, ma tutti questi preziosi oggetti hanno finito per essere esposti. Prima di proseguire, è ora di rispondere alla domanda del giorno. Secondo te, a quale Pablo apparteneva l'Hacienda Napoles, una delle case più famose dell'America del Sud? A. Pablo Escobar, B. Pablo Neruda o C. Pablo Picasso? Pensaci bene, la risposta giusta sarà data prima della fine del video. Riprendiamo. Uno sciame massiccio trovato in giardino. Cosa fare quando ci si imbatte in uno sciame nel proprio giardino che contiene un po' più di 25.000 api? Sai che non ci sono solo dei tesori materiali che si possono trovare in casa? Caroline Walker, un abitante di Celina, nel Texas, ha fatto una scoperta nel giardino del suo vicino. Quest'ultimo aveva tagliato gli alberi e indovina allora cosa ha trovato questa signora? Un enorme sciame. Allora si è rivolta a Rainy Rogers, il sindaco ad interim della città di McKinney, che è anche un apicoltore appassionato. Mr. Rogers ha badato a spostare il tesoro trovato fino a casa sua a McKinney e ha dichiarato successivamente che lo sciame contenesse da 15 a 20 nidi e ospitava 25.000 api, cosa da avere una bella riserva di miele. In ogni caso, congratulazioni Roger, non sarei stato io a trasportare uno sciame pieno di decine di migliaia di api sicuramente furiose dal farsi spostare così. Una casa infestata da serpenti. Benjamin e Amber avevano appena trovato la casa dei loro sogni nell'Idaho e credimi, non avrebbero potuto essere più felici. Ma questa casa non somigliava a nessun'altra, racchiudeva qualcosa che ha fatto fuggire i proprietari precedenti. Anche l'agente immobiliare ha dovuto abbassare ampiamente il prezzo di questa casa per venderla. Sai che cosa racchiudeva questa casa? Dei serpenti. La casa da sogno dell'Idaho, come alcuni la chiamano, era infestata da serpenti che avevano probabilmente fatto il loro nido al momento della sua costruzione. Da quel momento non hanno mai più lasciato i luoghi e sembra che siano ancora qui per un lungo periodo. Di sicuro questa specie di serpenti è inoffensiva per l'uomo e non velenosa, anche se immaginarli mentre passeggiano liberamente nella casa fa venire la pelle d'oca, vero? Un uomo scopre migliaia di ragni sul recinto del giardino sul retro.
Qual è la cosa più sorprendente che hai trovato nel tuo giardino? A volte i fenomeni naturali possono condurci nel vedere o nel trovare cose insolite anche a casa nostra. Ciò è stato così per un abitante di Kinchela, un villaggio australiano in Nuovo Galles del Sud. Mentre la regione conosceva delle inondazioni importanti, quest'uomo ha fatto una scoperta sorprendente nel giardino sul retro di casa sua. Infatti ha osservato che la recinzione del suo giardino sul retro fosse in uno stato tutto tranne che normale, visto che era inondato da ragni. Migliaia di questi piccoli animali avevano trovato rifugio a livello di questa recinzione e tentavano di salire per fuggire dall'acqua. Che strano spettacolo! Un egiziano trova a casa sua un tunnel che conduce verso la piramide di Cheope. Mentre stava scavando nel suo giardino, Naji, un abitante del villaggio vicino alla piana di Giza, ha fatto una scoperta sorprendente a 10 metri sotto il suolo. Una scoperta che ha anche reso felici gli archeologi, perché questi ultimi avevano ricercato questa cosa qui per decenni senza mai trovarla. Naji si era imbattuto in un tunnel che conduceva direttamente alla piramide di Cheope, la più grande e la più antica delle tre piramidi. Dopo aver trovato il tunnel mitico fatto di blocchi di pietra, il nostro amico ha ricevuto la visita degli esperti, che hanno confermato che si tratta proprio del famoso tunnel che ricercavano, e pensare che quest'uomo viveva sopra un tesoro archeologico. Una coppia trova un Monopoly gigante sotto il suo tappeto. Togliendo un vecchio tappeto, una coppia è stata colpita da un disegno gigante che copriva buona parte del suolo, ma non era un disegno qualunque. Vedendolo, questa coppia ha deciso di fare foto e di pubblicare le immagini su internet, e ovviamente le reazioni degli internauti non si sono fatte attendere. Anche tu hai voglia di vedere questo disegno, no? Eccolo! Questa coppia aveva trovato un tabellone del Monopoly gigante dipinto sul pavimento che sarebbe stato realizzato dai primi proprietari della casa. Una bella opera. Tuttavia, si spera che questa coppia abbia tenuto conto delle opinioni degli internauti e non ha fatto scomparire questo Monopoly durante i lavori di restauro. Un bosniaco trova 6 meteoriti nel suo giardino. Hai già sentito parlare di Radivoje Lajić? Questo bosniaco, che vive in un villaggio a nord del paese, si è fatto conoscere qualche anno fa a causa di un'incredibile scoperta che ha fatto a casa sua a più riprese. Infatti il signor Lajić si è imbattuto in qualcosa di notevole, non una o due volte, ma 6 volte, al punto che quest'uomo ha iniziato ad avere seri dubbi. Tutto è iniziato nel 2007 e nel 2008. Il bosniaco ha cominciato a farsi conoscere al mondo dopo che ha trovato questa cosa per la 5ª volta. Ma quindi qual è questa scoperta così importante che ha reso quest'uomo così famoso? Beh, la casa di Radivoje Lajić è stata colpita da 6 meteoriti. Non solo la caduta dei meteoriti è un fenomeno raro, ma vedere che quest'uomo ne ha ricevuti 6 nel giro di qualche anno, e solo quando piove, fa davvero pensare. Tra l'altro, a causa di queste rocce spaziali che cadevano sul tetto di casa sua, il pover'uomo ha persino finito per credere che fosse il bersaglio di extraterrestri. Una cassaforte trovata dietro a una presa elettrica. Di solito dove metti gli oggetti di valore? Conosci un bel nascondiglio? Darren Steels, un inglese di Hucknall, ha comprato una proprietà nel 2017. Tutto sembrava normale in questa casa, ad eccezione del fatto che lì c'era una presa di corrente che non funzionava. Ovviamente ciò disturbava un po' il nuovo proprietario e sua moglie, che si lamentava di non poter collegarvi degli apparecchi, ma il giorno in cui hanno deciso di far aggiustare questa presa sono stati colpiti da stupore. La coppia si era rivolta a un elettricista che ha staccato la presa. Indovina cosa hanno scoperto dietro a questa presa? Beh, una cassaforte. Ecco una scoperta interessante. Tuttavia, questa coppia non ha avuto fortuna, come potresti credere, perché all'interno di questa cassaforte non c'era né denaro, né nessun altro tesoro. Peccato. Due ragazzi trovano un osso di mastodonte di almeno 13.000 anni. Qual è la cosa più preziosa che ti è successo di trovare quando eri bambino? Una decina di anni fa nel Michigan, Eric e Andrew, due cugini di 11 anni a quell'epoca, erano usciti di casa per andare a divertirsi un po' vicino al ruscello, quando si sono imbattuti in qualcosa che ha subito attirato la loro attenzione. L'oggetto, il quale somigliava a una roccia, è stato esaminato da un geologo, che ha finito per identificarlo. Indovina ciò che questi ragazzini avevano trovato vicino a casa loro? Un osso di mastodonte, un animale somigliante a un elefante che si è estinto più di 10.000 anni fa. Wow, l'osso era un epistrofeo, una vertebra appartenuta a un mastodonte che era vecchio di 13.000-14.000 anni. Che scoperta interessante! Questo ha fatto persino nascere in questi ragazzini un grande interesse e una grande passione per la scienza. Delle granate trovate in una casa. Questo australiano di Brisbane, il quale rinnovava casa sua, si è imbattuto in qualcosa che non ha sicuramente mancato di scioccarlo. Solo il fatto di evocare il suo nome farebbe rizzare i capelli a chiunque. Quest'uomo ha tuttavia reagito presto per liberarsi di questi oggetti che si trovavano sotto casa sua. Ti chiedi cosa ci fosse, no? Guarda, quest'uomo aveva trovato a casa sua delle bombe risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Per fortuna erano inerti, tuttavia trovare questi oggetti può risultare potenzialmente pericoloso se non si reagisce velocemente chiamando le autorità, come
ha fatto quest'uomo. Una voragine inghiottisce un giardino a Ipswich. Ray e Lane McKay si trovavano a casa loro quando hanno avuto la brutta sorpresa di imbattersi in qualcosa di terribile nel loro giardino. No, non era un animale selvatico infiltrato a casa loro, ma questo. Un buco gigante si era scavato da solo, portando via una parte del giardino prima di riempirsi d'acqua. Si spera che non abbia portato via tutta la casa. Ora dici, ti è già successo di trovare qualcosa di strano a casa tua? Prima di finire, l'Hacienda Nápoles apparteneva a Pablo Escobar. Se hai scritto la risposta A, hai allora perfettamente ragione. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!